Buongiorno, bentrovati, mattino 6 di martedì 28 luglio 2015, la nostra consueta rassegna stampa che apriamo con le prime pagine dei nostri giornali, partiamo dall'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro, poi andremo a vedere anche le altre edizioni per passare al Messaggero, nella seconda parte al quotidiano La Città. Vediamo dunque la prima pagina del Centro, quotidiano d'Abruzzo, edizione di Pescara, il titolo principale riguarda una notizia di cronaca, estorsione, pompiere arrestato, vendeva la droga e minacciava chi non riusciva a pagare. E poi la fotonotizia che riguarda i funerali, l'addio ad Alessandro, il ragazzo che è rimasto vittima nei giorni scorsi. Di un incidente stradale nei pressi di Nocciano Il 19enne ieri. Tantissime persone per tributare l'ultimo saluto a questo ragazzo che era molto eh, conosciuto, l'addio ad Alessandro Luciani. E poi le cronache eh, Sciocca Pianella, ciclista 58enne, ucciso dal caldo dopo. La corsa a Francavilla furti nelle case, nomadi bloccati dai cittadini. E poi il calcio, in particolare il Pescara Caro Biglietti, Iannascoli, eh, l'amministratore delegato della società biancazzura, sarebbe pronto. A lasciare ci sarebbe usare il condizionale d'obbligo, in questo caso una polemica con il presidente Sebastiani proprio per questi biglietti eh, dai prezzi eh, in alcuni casi esorbitanti per le eh, amichevoli. Allora, lasciamo eh, l'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro, ora andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, l'edizione di eh, Chieti, Lanciano Vasto. Per vedere in questo caso eh, quali sono i titoli di apertura in prima pagina per quanto riguarda l'edizione di eh, Chieti, Lanciano Vasto, appunto del centro. Ecco qui la prima pagina, si parla di università, resa dei conti sul direttore generale. Chieti, il CDA oggi dice sia del vecchio fino al 2018, ma spunta una lettera. E poi eh, una notizia che Riguarda la politica e non solo, Berlusconi accoglie in casa Ide Cesare e promette: Verrò a Chieti, vedete nella foto, eh, l'imprenditore Teatino con i figli, ospite eh, di eh, Silvio Berlusconi. Poi nelle cronache, tragedia Pollutri muore a 81 anni investita da un giovane ad Ortona, incidente, l'auto gli stacca il piede sinistro, incidente avvenuto due notti fa. E poi eh, in zona sangro, scusate, a Lanciano in questo caso eh, violenta sedicenne e la minaccia scatta l'arresto. E poi vedete sotto la fotonotizia eh, una notizia che riguarda l'Aquila, la ricostruzione con cinque arresti tangenti per i ponteggi ai domiciliari, anche Tancredi. Lasciamo l'edizione di Chieti del eh, quotidiano Il Centro, andiamo a vedere quella eh, dell'Aquila, in questo caso, pardon, quella di Teramo, poi vedremo quella eh, dell'Aquila. Vediamo eh, l'edizione di Teramo che eh, apre anche in questo caso con una notizia di ehm, giudiziaria e di cronaca. Eh, allo stesso tempo, tangenti, arrestati due costruttori, i Polisini, padre e figlio di Montorio coinvolti in un'inchiesta all'Aquila. E poi ovviamente nell'edizione di Teramo non poteva mancare eh, anche oggi eh, un approfondimento sul Teramo eh, perché eh, ieri è arrivata l'ufficialità con il presidente Campitelli che ha congelato, ha sospeso il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe dopo i verbali di Corda, l'ex allenatore del Barretta, vedete nella foto Campitelli e Di Giuseppe. Poi in alto il titolo principale eh, riguarda: abbiamo visto questi due eh, arresti per tangenti. E poi nelle cronache a Teramo: assistenza a casa, un pezzo vai privati, l'appalto della ASL E poi sempre a Teramo morì, morì folgorato sul traliccio in sette sotto accuse. poi indagine della CNA, tasse Roseto batte Teramo e Giulianova. E poi una notizia. Trista, ancora un annegamento eh, nel mare Abruzzese faceva il bagno di mattina presto, probabile un infarto. Un uomo di 80 anni è annegato nei pressi della torre di Cerrano. Chiudiamo con eh, per quanto riguarda le prime pagine del centro, con l'edizione dell'Aquila che ovviamente eh, si apre proprio con eh, l'inchiesta. Sulla ricostruzione che ha portato a nuovi arresti. Mazzette sisma, 5 arresti. L'Aquila per i puntellamenti di Nuovo Neguai, l'ex assessore di Forza Italia Tancredi, coinvolti imprenditori, nuovo dirigente dell'Aquila Calcio e funzionari comunali. Il capitano Ultimo indaga sull'Aquila perché eh, a condurre le eh, indagini proprio su questa vicenda è stato anche il capitano ultimo che ehm, molti ricorderanno è stato tra eh, gli artefici dell'arresto di Totò Riina poi le intercettazioni l'ex politico dice se parlo crolla tutto e poi sempre su questa vicenda una ditta ha lavorato in Vaticano cambiando argomento e spostandoci in eh, Marsica da Vezzano cambia la giunta entrano Amatilli e Cerone rimpasto di deleghe per gli assessori, questi i titoli principali dell'edizione eh, dell'Aquila del centro, noi possiamo andare a vedere eh, il messaggero, la prima pagina ovviamente di carattere nazionale, poi apriremo proprio eh, questa eh, rassegna stampa con i titoli, proprio gli argomenti della cronaca nazionale. Iniziamo con il messaggero, la prima pagina, Renzi, Roma non merita questo. La lettera, il Premier al messaggero, pronti ad aiutare la capitale, Marino, dia un segnale, dice Renzi, oggi il rimpasto in Campidoglio, braccio di ferro sui conti, strappo di sel fuori dalla giunta. Poi vedete la foto, il delitto Scazzi, ieri è arrivata la sentenza, vetrana l'ergastolo confermato, Cosima e Sabrina uccisero Sara. E poi Italia, 20 anni per recuperare l'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul lavoro e poi si parla di spesa pubblica, taglia la sanità, stop delle regioni, il decreto verso la fiducia al Senato. Allora andiamo a vedere le pagine interne del messaggero, pagina 2, si parla del caos Campidoglio, solo mini rimpasto, strappo con sel, fuori dalla Giunta, ipotesi causi al bilancio, rossidori alle periferie, donati rifiuti ai trasporti, la ragioneria, niente sforamenti del patto di stabilità. Vendo l'assente aria di elezioni anticipate, si smarca così difficile un nuovo patto. E poi c'è l'accusa dei prefetti, c'è stata continuità nella gestione dell'emergenza abitativa. Pagina 3. Sempre la vicenda di Roma, pronti ad aiutare Roma, ma Marino dia un segnale, questa è la lettera scritta dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, proprio al Messaggero. E il premier ha sorpresa, la festa dell'unità per diblare proteste e nomenclatura. Pagina 5. Dal fai per noi al fai da te, la scossa che cambia Roma. Dopo l'appello, provocazione di Gasman, cresce il fronte di chi dice ora tocca a noi. Derita, serve un'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini. Proseguiamo, pagina 6, eh, si parla in questo caso di economia perché la Cina spaventa ancora i mercati, crolla la borsa di Shanghai, Milano cede il 3%. Andiamo a vedere timori sulla crescita, non bastano le misure di stabilizzazione del governo e ora la Fed, Federbank potrebbe rialzare. Potrebbe rinviare, anzi, il rialzo dei tassi. In Oriente la tempesta non è placata, ma per ora l'Europa corre pochi rischi. Pagina 7. Lavoro. Il Fondo avverte l'Italia. 20 anni per tornare ai livelli del 2007. La replica del Ministero dell'Economia. Stime errate. Non considerano le riforme. Posto fisso a giugno più cessazioni che assunzioni. Ma nel semestre il saldo è positivo. E poi si parla di Grecia. Parte il negoziato con la Troica. Bruxelles però sollecita... Le altre misure. Proseguiamo. Pagina 8. Pagheranno l'Imu le scuole paritarie orientate al profitto. Presto una legge interpretativa per superare l'incertezza dopo le sentenze della Cassazione. Ma non ci sarà un decreto. E poi, eh, cambiando argomento, stretta sugli scioperi. Il governo aspetta il Parlamento, il via libera dei sindacati. Proseguiamo. Pagina 9. Taglia alla sanità, la rivolta delle regioni. Al Senato manca quattro volte il numero legale sul eh, disegno di legge degli enti locali che contiene le misure per ridurre le prestazioni non necessarie. Presente in aula l'85% dei senatori del Partito Democratico. 19 su 36 di NCD e appena 6 su 19 di GAL. Oggi possibile voto di fiducia. E poi il PD vuole numeri più sicuri oltre Verdini. Pressing su Forza... Italia. E poi c'è una notizia che riguarda i radicali perché ehm, Pannella divorzia dalla Bonino. Si tratta di un divorzio politico ovviamente. Dice Pannella, Emma si comporta come non facesse più parte del Partito Radicale. Dice Pannella e poi si parla di RAI, torna l'ipotesi decreto dopo il primo sì del Senato. Proseguiamo pagina 11, lotteremo per far tornare i marò l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella dopo il no. Di Deli all'arbitrato, l'Italia è un paese pronto a difendere i propri cittadini. La compagna di La Torre sono parole che ci danno speranza. I fucilieri sono accusati di aver ucciso due pescatori indiani e il ministro Gentiloni agli ambasciatori, risorsa preziosa per il nostro eh, paese. E poi, eh, parlando di Israele, dopo il caos ad Accasa, lo spettro di una nuova intifada. E poi si parla di ISIS in basso perché la Lu Russia accelera serve una coalizione internazionale. Siamo a pagina 12, si parla di cronache italiane, in questo caso intercettazioni. In particolare dal Partito Democratico arriva lo stop, niente carcere per i giornalisti, processo penale, rivolta a delle procure contro i nuovi tempi, Roberti con questa norma mafia capitale non si sarebbe fatta. E poi a proposito di intercettazioni, il caso Crocetta, ricorderete di qualche giorno fa, la presunta eh, intercettazione di un colloquio tra Crocetta e il suo medico eh, con eh, delle, eh, dei riferimenti all'ex assessore Borsellino, indagati due cronisti del settimanale L'Espresso espresso che aveva eh, anticipato questa ehm, intercettazione che eh, riguarda proprio Crocetta, intercettazione che però... Eh, è stata sempre smentita dalla Procura eh, siciliana. E poi eh, il processo a Vetrana, l'appello, la sentenza d'appello conferma l'ergastolo a Cosima e Sabrina, sono state loro ad uccidere Sara, niente sconti neppure a Michele. 8 anni il delitto nell'agosto del 2010, la quindicenne venne strangolata e poi gettata in un pozzo. Gli avvocati, la ragazza ci sperava negli atti, non c'è alcuna prova vera, eh, ovviamente in questo caso il riferimento è alla difesa. Di Sabrina. Proseguiamo, pagina 14. Vedete anche in Cronaca Nazionale del Messaggero c'è un, un articolo sull'inchiesta della ricostruzione dell'Aquila: la mafia all'Aquila, mazzette e truffe per la ricostruzione, arrestati politici e imprenditori per i lavori di puntellamento degli stabili. Il consigliere intercettato: datemi i soldi, devo fare la spesa. E poi l'ennesima. Eh, tragedia dei migranti, barcone verso l'Italia con 13 cadaveri a bordo. Siamo alle pagine dell'economia, stop dello stato a Sorin Siberonix. L'avvocatura ha chiesto il blocco della fusione nel timore che si allenti la garanzia sul pagamento dei danni ambientali pretesi. Ancora avanti, pagina 16, vola del 22% il semestre di Luxottica, balzo del lusso, buone notizie per l'imprenditore eh, del vecchio che vede i conti della sua azienda eh, volare, appunto il 22% rispetto al, eh, all'ultimo rilevamento. E poi eh, un miliardo in valuta nelle case eh, degli italiani, c'è questo studio della Visa. Andando ancora avanti, pagina 17, si parla di Fiat, multa da 105 milioni di dollari, fatto l'accordo con gli Stati Uniti. Per il mancato ritiro di vetture dal mercato. L'azienda dice corretto, nessuna ripercussione eh, sui conti della società. Ma Piazza Affari punisce il titolo che perde il 6,9%. Vedete nella foto l'amministratore delegato di Fiat Chrysler eh, Automobili, eh, Sergio Marchionne. Andiamo ancora avanti, siamo però all'inserto di macro, quindi possiamo andare a vedere dal centro. Le pagine eh, di eh, Cronaca Nazionale, poi vedremo anche quelle eh, d'Abruzzo e prima della seconda parte ovviamente apriremo la consueta eh, finestra sul meteo. Pagina 2 del Centro Tregua Marino Renzi, via Aggiunta PD. Eh, sinistra Ecologia e Libertà passa all'appoggio esterno. Non vogliamo poltrone, il Dem Causi avrà la delega al bilancio. Pagina 3. Si parla di tagli alla sanità, sui tagli arriva la fiducia, oggi il voto sui primi 2,3 miliardi di risparmi, l'accusa degli assessori regionali, così salta il servizio universale. Poi intercettazioni, anche qui sul centro ritroviamo la notizia che avevamo visto qualche istante fa sul messaggero intercettazioni. Emendamento PD esclude il carcere per i giornalisti. E poi scuole private, niente ICI se sono no profit. La Cassazione precisa la sentenza su due istituti di Livorno. L'esecutivo avvia il tavolo con le associazioni. Tante polemiche dopo questo pronunciamento della Cassazione c'erano state nei giorni scorsi. Il delitto di Avetrana Sara, confermato l'ergastolo, condanna bis per zia e cugina. Cinque anni di misteri e di bugie, la giovane vittima scomparve nelle prime ore del pomeriggio del 26 agosto del 2010. Dunque sono passati quasi cinque anni. Poi si parla di Marò, eh, a pagina 6 eh, del centro, il rompe Mattarella, obbligo riportarli a casa. Importante intervento del Capo dello Stato nel mezzo delle polemiche Italia-India ma Nuova Deli insiste nella Niliadura per i reati commessi. Qui giudichiamo noi. E poi eh, si parla della strategia anti-ISIS in, in questo articolo di spalla: accordo Turchia-Stati Uniti. Andando ancora. Uh, avanti, uh, centropagina Israele, si, no, si teme una nuova intifada, sale la tensione dopo gli scontri nella moschea di Al qasà vertice della Lega Araba e poi in Inghilterra Coca e prostituta, il Lord rischia il seggio, Londra nuove foto compromettenti su John Sevel, ex ministro di Blair, Cameron accuse molto serie. Proseguiamo, uh, c'è uh, la notizia che riguarda, ricorderete nei giorni scorsi, Ehm, L'esplosione eh, di una fabbrica di fuochi di artificio eh, nei pressi di Bari, indagato il titolare per disastro colposo. Siamo alle pagine d'Abruzzo del Centro. Eh, il parco Teatino si arena: Confindustria a rifarlo. Il presidente Ballone d'obbligo. Lo stop sulla procedura di approvazione, perimetrazione sbagliata. L'incarico al commissario De Dominicis sta per scadere. E poi ieri ci sono state le nomine. Eh, del presidente della Giunta D'Alfonso su Abruzzo Sviluppo. Ci sono De Monte e Valentina Maio che vedete nella foto. Valentina Maio, presidente del, della Virtus Lanciano. E poi si parla di aeroporto eh, più in basso, Mattoscio avvisa le dimissioni minacciate. E poi Febbo, eh, esponente, consigliere regionale di Forza Italia, fa i conti alla Gerardis. Prende altri emolumenti Punto interrogativo, questa è la domanda. Dell'esponente di Forza Italia in questo caso. Allora andiamo a vedere ora dal Messaggero le pagine d'Abruzzo. Prima di concentrarci come sempre sul meteo per sapere quali saranno le previsioni per le prossime ore, ma siamo alle pagine del, dell'Abruzzo del Messaggero. La prima pagina, post-sisma 5 ai domiciliari, l'Aquila, inchiesta sugli appalti. Con affidamento diretto coinvolto l'ex consigliere Tancredi tra i 13 indagati e anche funzionari pubblici, l'accusa mazzette tramite un'agenzia matrimoniale. E poi cadde in Ucraina dopo 70 anni la piastrina torna ai familiari. Vedete nella foto di centropagina ritroviamo la notizia del vigile del fuoco spacciatore. Eh, arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Pescara. Nella foto vedete un momento della conferenza stampa a tal proposito. Eh, più avanti nella seconda parte del nostro appuntamento quotidiano con Mattino 6 vedremo anche il servizio su questa vicenda. E ehm, intanto eh, avvasta donna travolta da un'auto, muore sul colpo. E poi la seconda pagina, la seconda e la terza pagina che riguardano l'Abruzzo, arriva solo ad agosto, il primo giorno libero delle tasse, e ancora i presidenti delle province pronti a scelte obbligate proprio per la spending review. In basso eh, due titoli che riguardano la politica regionale, il primo l'esponente Bracco eh, che dice eh, Movimento 5 Stelle, ma in questo caso... Ehm, e appartiene al gruppo misto il consigliere che dice l'ombra di una parentopoli sui bandi assegnati a Civitella del Tronto. E poi Abruzzo Sviluppo, abbiamo visto anche dal centro, De Monte, nuovo presidente, Lamaio vice e Di Costanzo consigliere. Valentina Maio, presidente della Virtus Lanciano, un incarico importante di prestigio per il numero uno della società frentana. E poi pagina 37, ritroviamo il titolo eh, principale dei giornali di oggi, puntellamenti e corruzione, sei arresti. All'Aquila anche il capitano ultimo nel team che ha scoperto il nuovo scandalo, coinvolti quattro imprenditori, un faccendiere ed il politico Tancredi, la disperazione dell'ex assessore. Datemi soldi, o dico tutto, altri 13 indagati per subappalti irregolari. Ci sono anche funzionari pubblici. Sono le 7.20 in punto e dunque con... Puntualità, questa volta davvero cronometrica, possiamo aprire la pagina del meteo e come di consueto lo facciamo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, prima di parlare eh, del meteo, di quello che eh, ci accade, vedremo e quello che accadrà nelle prossime ore, leggevo qualche giorno fa su diversi quotidiani la eh, notizia è che quello che sta per terminare probabilmente è stato uno dei mesi di luglio più caldi degli ultimi secoli, se così possiamo dire. È vero ma, tutto eh, questo? Ma no, ci sono, stati anche altri, ci sono anche state anche diciamo, altre annate, soprattutto, tanto per citarne alcune, nel 1983 i valori termici insomma, di temperatura hanno superato abbondantemente i 40 gradi, e quindi insomma, ehm, ci sono stati episodi luglio, mesi di luglio con queste caratteristiche. Ovviamente ciò che colpisce di questa ondata di caldo non è tanto l'intensità Paolo, ma la persistenza, cioè il perdurare di condizioni di tempo stabile ma con temperature nettamente, sensibilmente di sopra delle medie stagionali. Questa è l'anomalia, se così voglio, possiamo dire, quindi eh, riass possiamo riassumere, perché non è l'intensità a colpire, ma soprattutto la persistenza e questo insomma non giova anche soprattutto per quel che riguarda anche l'agricoltura la, questo lo possiamo dire perché insomma um, l'acqua inizia un po' a scarseggiare questo è quello che emerge comunque nella situazione attuale e non è un bene. Insomma io penso che ci dovrebbe essere un'alternanza di situazioni ovviamente di caldo e di stabilità con dei fenomeni di pioggia, quindi um, questo sarebbe il mese di luglio, anche se ovviamente lo ripeto, il mese di luglio è considerato. Eh, il più stabile dell'anno, ma comunque ci cioè, siamo sempre abituati a dei fenomeni di, di temporaleschi, comunque intervallati a fasi molto calde. Quello che accadrà nei prossimi giorni non cambierà di molto. Eh, rispetto a quello che abbiamo avuto e che, abbiamo, eh, che avremo oggi nelle prossime ore, perché eh, l'alta pressione di matrice nordafricana continuerà a interessare soprattutto le regioni centro-meridionali, quindi, questo manterrà eh, attiva, manterrà, favorirà ancora temperature molto elevate, soprattutto al centro-sud, anche sulla nostra regione. In particolar modo, ovviamente i valori saranno più elevati nelle principali valli della nostra regione. Ehm, mentre lungo la fascia costiera, se le temperature dal lato saranno più basse rispetto alle restanti zone, comunque i tassi di umidità risulteranno molto elevati quindi insomma il caldo sarà piuttosto, piuttosto uh, fastidioso. Um, di ripeto, non cambierà di molto la situazione nel, nel corso dei prossimi giorni, forse ci sarà la possibilità di qualche fenomeno di instabilità uh, in, in più nella giornata di venerdì a causa di un temporaneo cedimento dell'alta della, dell pressione, ma sarà una situazione temporanea perché poi nei fine settimana um, questo promontorio di alta pressione di matrice africana insomma, si estenderà nuovamente sulla nostra penisola, quindi ciò impedirà comunque l'arrivo di perturbazione quindi impedirà anche un rimescolamento dei massi d'aria e quindi continuerà a fare caldo, caldo e afa lungo la fascia costiera e temperature molto elevate invece eh, su, nelle principali valli della nostra regione, in particolar modo nella valle Peligna, ma anche la stessa Massica comunque registrerà temperature molto elevate perché insomma non sono previste, previsti i fenomeni di rilievo nel corso dei prossimi giorni. Da molto raro, ripeto, la giornata di venerdì, poi successivamente insomma, la situazione sembra. Mh, eh, persistere insomma la, con l'alta pressione quindi avremo ancora tempo stabile, ecco io direi fino, fino a, a, a quando non si sa questo è quello che emerge insomma osservando gli ultimi aggiornamenti, passami questa battuta Paolo, ma effettivamente non abbiamo eh, notizie di, o segnali di un cambiamento eh, della situazione eh, in corso Quindi Giovanni prima di salutarci un, un ultimo flash è, è presumibile che anche ad agosto almeno nella prima parte possa esserci tempo stabile e caldo ma guarda, alla luce degli ultimi dati a nostra disposizione sembra eh, continuare a manifestarsi insomma, il tempo stabile e soleggiato con temperature molto elevate e sensibilmente al di sopra delle medie stagionali, almeno questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti anche per i primi giorni del mese di agosto, poi ovviamente si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni. Perché potrebbero anche esserci delle novità cammin facendo, quindi è opportuno seguire tutti gli aggiornamenti e seguire le previsioni giorno dopo giorno, Paolo. Benissimo, grazie, grazie Giovanni, ringraziamo il nostro Giovanni De Palma. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 Ringraziamo Giovanni De Palma, come sempre puntuale nelle previsioni, dunque il caldo e il bel tempo che eh, dureranno anche nei prossimi giorni, ma per saperne di più gli strumenti eh, ci sono e sono quelli di abruzzometeo.org, il sito diretto dal nostro Giovanni De Palma, dove potete eh, restare aggiornati eh, ora dopo ora per seguire... L'evoluzione della situazione meteorologica, ma non solo perché c'è anche la pagina Facebook del nostro meteorologo, uno strumento utile anche per interagire con Giovanni De Palma e dunque per eh, rivolgere anche domande al nostro meteorologo, curiosità proprio su questa eh, lunga ondata di eh, caldo e di bel tempo. Eh, ovviamente di meteo torneremo a parlare per quanto concerne Mattino 6 domani, sempre alle 7:20. Prima di fermarci per qualche istante, possiamo iniziare a leggere le pagine provinciali dei nostri quotidiani. Partiamo dal centro, cronaca di Pescara, estorsione a Minori, pompiere arrestato. Indagine della squadra mobile della Questura Adriatica, l'accusa insieme ad un operaio ancora latitante vendeva la droga e poi minacciava chino non riusciva a pagare i debiti, se non mi porti i soldi, non arrivi a Natale. Le intercettazioni, così un indagato minaccia un ragazzo, la droga indicata come il colore del prato. Ieri c'è stata la conferenza stampa proprio in questura a Pescara su questa vicenda. Andiamo a vedere il servizio. Dottor Muriana avete ehm, arrestato due persone, tra l'altro una ancora latitante, che spacciavano droga a minorenni. In un caso una madre per pagare i debiti del figlio si è eh, addirittura deciso di prostituirsi. Sì, in questa indagine ha fatto luce su uno spaccato mh, inquietante, nel senso che mh, ragazzi giovanissimi che eh, si sono accostati al mondo della droga hanno poi accumulato debiti con i loro spacciatori e non riuscendo più a fare fronte a queste situazioni si sono rivolti alle loro famiglie. Di di fronte alle difficoltà dei ragazzi, ci sono genitori che hanno acceso dei finanziamenti per pagare i loro debiti e c'è stato il caso limite di una madre che si è prostituita pur di guadagnare il denaro necessario. In altri casi, alcuni genitori avevano addirittura aperto un finanziamento per saldare i debiti? Sì, sì, dei veri e propri finanziamenti con delle rate piuttosto onerose. Addirittura, in un altro caso, un ragazzo è riparato all'estero, dove tuttora si trova, perché ha paura a fare rientro in Italia. I due indagati sono tra l'altro degli insospettabili. Sì, insospettabili perché sono tutti e due incensurati, uno peraltro è un vigile del fuoco, quindi questo la dice lunga su quanto sia trasversale il fenomeno della droga sia sul fronte del consumo che dello spaccio. Questo è il servizio sulla, su questa vicenda, su questi... Eh, arresti, noi proseguiamo con le letture delle pagine del centro. Cronaca di Pescara, ucciso dal caldo dopo la gara di ciclismo. Armatore di 58 anni si è sentito male domenica durante una competizione a Pianella. La procura ha disposto l'autopsia. E poi una notizia che arriva sempre da Pescara: muore in casa, trovato dopo cinque giorni. E non ce l'ha fatta l'anziano caduto dal balcone, era precipitato dal quarto piano di un'abitazione un uomo eh, a Villa Raspa di Spoltore, in basso a fondo pagina Fontanelle sotto parto, so partono i lavori, poi venditori ambulanti abusivi, Pignoli, eh, consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara chiede più controlli e poi Forza Italia accusa la Giunta, fuga dagli asili e allarme. Proseguiamo, pagina 17, 5 vasche sul fiume per evitare gli allagamenti. D'Alfonso presente il piano da 54 milioni di euro. Sarà una grande opera. Tra un anno, via l'intervento anti-esondazione a Cepagatti, Rosciano e Manopello. Eh, vedete nella foto il governatore della eh, regione con il capo dipartimento eh, dell'Emidio um, Primavera e il. Ehm, Camillo D'Alessandro, esponente proprio della Giunta Abruzzese. Ieri c'è stata questa conferenza stampa del presidente D'Alfonso in regione a Pescara per spiegare proprio e per dare ehm, ovviamente anche visibilità ad una notizia importante con questi fondi che dunque verranno utilizzati per la messa in sicurezza del fiume Pescara. Vediamo il servizio. Ammonta 54 milioni di euro il finanziamento dell'intervento di riduzione del rischio idraulico del fiume Pescara. Si tratta di fondi che Palazzo Chigi ha assegnato alla Regione Abruzzo per la messa in sicurezza dell'infrastruttura idraulico fluviale a Terno Pescara affinché vengano realizzate tre casse di espansione composte a loro volta da cinque bacini di laminazione. Lo ha reso noto questa mattina a Pescara il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Mai si è visto Lavorare un ente pubblico come ha lavorato Regione Abruzzo in questi 13 mesi per mettere in sicurezza il suolo, il sottosuolo, le prospicienze anche idriche e idrauliche. Questo significa farsi carico del governo del territorio, fare norme. Che inibiscano l'attività edificatoria come si è fatto in maniera selvaggia nel passato e soprattutto fare opere di contenimento, opere di presidio, opere di mitigazione. Noi su questo abbiamo davvero lavorato come i primi in Italia. Tant'è che Palazzo Chigi ci ha dato il più importante finanziamento: 54 milioni di euro per sette casse di espansione. E noi finalmente abbiamo messo in sicurezza il fiume Aterno-Pescara, un fiume che per via della cattiva gestione ad opera dell'uomo tante volte ha reagito e ha offeso le proprietà degli uomini. 24 mesi per vedere le tute degli operai sporcarsi di cemento, non solo l'appalto, la cantierizzazione, ma anche l'inizio materiale dei lavori. Io sono affascinato quando... I fogli di carta con i finanziamenti e i progetti danno luogo all'impiego degli uomini, quello che io dico è sporcarsi le tutte degli operai di cemento. Non si procederà più né a espropri né a acquisti indiscriminati di terreni, perché basta il regime anche della servitù, cioè un diritto di utilizzo alla bisogna. Questo è il servizio dunque sul contributo sul finanziamento di 54 milioni di euro per la messa in sicurezza del fiume Pescara, una buona Notizia, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, eravamo alle pagine di Pescara del centro, proseguiamo pagina 18. Guerra, chi sporca la città con vigili e investigatori, il comune finalmente si muove dopo il caso della discarica in via Valle di Rose, Alessandrini promette controlli, Magitti lancia un appello, i cittadini ci aiutino. E poi politica, scontro sulle delega, i consiglieri dopo la bufera per la nomina della Di Pietro, il braccio di ferro sugli incarichi. Vedete nella foto ieri eh, l'abbraccio tra il neoassessore eh, al comune di Pescara, Laura Di Pietro, e il governatore della regione, Luciano D'Alfonso. Siamo a pagina 19, medici, PM o cronisti, sogni dei superbravi di Classico e Da Vinci, questo servizio per conoscere le aspirazioni di questi ragazzi che si sono diplomati con il massimo dei voti nei due licei cittadini. Andando ancora avanti, pagina 20, la sfilata delle 22 bellezze allo Stadio del Mare, si parla di appuntamenti estivi, mentre a pagina 21 a Francavilla Cronaca furti nelle case, altri due nomadi bloccati da residenti e carabinieri. E a pretaro l'isola ecologica automatizzata Francavilla sarà operativa da oggi per residenti e villeggianti muniti di tesserino. Sanitario. Andiamo ancora avanti, eh, proseguiamo, siamo alla pagina di Montesilvano del quotidiano Il Centro, la città più tartassata, rivolta contro il caro mense, i genitori al sindaco, meno commissioni, gettoni e indennità. Le famiglie in piazza parlano di aumenti fino a 200 euro al mese per sostenere le spese dei figli nella scuola pubblica. I grillini dicono aumentano le tariffe ma i costi sono invariati dal 2012 e poi c'è la replica del sindaco di Montesilvano eh, Francesco Maragno che dice la nostra lotta agli sprechi attenua i tagli dello Stato. Andiamo ancora avanti, pagina. 23 Frana durante i lavori e la maxi strada è bloccata da sei mesi, siamo a Spoltore, il crollo a colle Morgetta tra Montesilvano e Spoltore, Zampa Corta dice errori progettuali di Lorito, sindaco di Spoltore, l'opera sarà finita. E poi il Premio Carletti, il, calen, il calendrino 2015 va alla fondazione di Martin. Proseguiamo, siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Var Pescara, operaio Pennese Folgorato, sette indagati, chiusi gli accertamenti sulla morte del dipendente di una ditta esterna su un traliccio Enel nella vallata del eh, Vomano, poi Tocco da Casauria, scioperano i lavoratori della CIR e poi Frana, Carpineto, pronti a evacuare le case, eh, Rosini, il sindaco prepara misure di emergenza, ieri il sopralluogo dei tecnici. <coughs> E poi vedete la notizia che abbiamo ritrovato anche in prima pagina, eh, ieri un fiume di gente per l'addio ad Alessandro Luciani, ragazzo di 19 anni, morto eh, sabato scorso in un incidente stradale. Siamo alla pagina di Chieti del centro, si parla di Università Ateneo, oggi il consiglio di amministrazione della resa dei conti. Il rettore D'Ilio punta al rinnovo di Del Vecchio fino al 2018, ma in un clima avvelenato il decano Capasso dice di no. E poi una notizia di cronaca, Ortona travolto mentre spinge l'auto in mezzo gli stacca un piede, l'uomo è stato eh, operato nella notte. Poi eh, arrestato per violenza su una sedicenne, lui è a caso li ha ai domiciliari, la ragazza ha un handicap cognitivo, è stata caricata sull'auto e stuprata. Siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, turista nega mentre fa il bagno, Pineto il corpo dell'anziano è stato visto galleggiare, arriva alle 7.30 dai bagnanti, probabile un infarto mentre nuotava. Poi vedete i vandali ad Atri, danneggiato il belvedere della villa e a Montepagano mostra De vini, successo o flop per pavone, boom di visitatori, il PD solo disorganizzazione. Dunque, visioni diverse su questa manifestazione. Poi, a Giulianova, spacciatore accusa un primario. Giovane albanese, vendo droga perché lui mi ha chiesto 5.000 euro. E poi un film in piazza. Così Mosciano oggi ricorda. De André. Siamo alle pagine dell'Aquila del Centro, troviamo. L'ennesima inchiesta sulle tangenti del SISMA, cinque arresti, c'è anche Tancredi, nuova bufera sulla ricostruzione coinvolti, l'ex assessore e imprenditori, bustarelle dirottate all'agenzia matrimoniale, indagati, funzionari comunali. L'indagine di ultimo che catturò Rina De Pascali del Noe dice reati simili a quelli che si commettono in alcune regioni a presenza mafiosa dai restauri in Vaticano a quelli in centro all'Aquila ecco chi sono i due imprenditori finiti nel mirino della magistratura ma noi per ricapitolare quello che è accaduto ieri all'Aquila andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione. Corruzione direi nell'ordine e ricatti per mantenere il, il silenzio. Tangenti in cambio di puntellamenti, 6 arrestati, 5 domiciliari e un obbligo di dimora, 19 indagati in totale all'Aquila nell'operazione Red Rederazionem, degli uomini del comando carabinieri per la tutela dell'ambiente in collaborazione con il comando provinciale dell'Aquila. Le indagini sono coordinate dalla Procura distrettuale della Repubblica, direzione distrettuale antimafia. Tra i destinatari dei domiciliari c'è l'ex assessore comunale ai tempi della giunta tempesta Pierluigi Tancredi, già coinvolto nell'inchiesta DOUT-DES riguardante presunte irregolarità. nel negli appalti per la ricostruzione post sisma. Gli altri arrestati domiciliari sono Maurizio e Andrea Polisini, Mauro Pellegrini e Giancarlo Di Persio, gli ultimi due titolari della dipe costruzione, obbligo di dimora invece per Nicola Santoro. Tra i 19 indagati, anche l'ex cerimoniale del Comune dell'Aquila, Daniela Sibilla, l'ex dirigente comunale Mario Di Gregorio, il funzionario Carlo Cafaggi, l'ingegner Roberto Arduini. Perquisizioni anche a San De nell'abitazione di un imprenditore di Teramo e anche all'Aquila. Nella serie della sua società. Nel mirino degli inquirenti, una serie di vicende di corruzione legate alla ricostruzione, in particolar modo sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, i puntellamenti affidati dopo l'ottenimento di presunte tangenti. Nella vicenda vi sarebbero ricatti e estorsioni, in particolar modo il politico chiedeva soldi per il suo silenzio riguardo ai fatti del 2010, altrimenti così minacciava avrebbe detto tutto alla magistratura. Le indagini, ha ricordato anche il procuratore Fausto Cardella affiancato dalla dottoressa Picardi, sono state svolte dall'ufficiale dei carabinieri Sergio Di Caprio, meglio conosciuto come ultimo, l'ufficiale dei carabinieri che, ricorderete, arrestò Totò Ina. C'è stata una rilettura di un'inchiesta che già c'era. Questa è stata proprio la partenza, è stata esattamente la rilettura di un dato, parliamoci chiaro, è stata la rilettura di una conversazione intercettata che sul momento non era stato possibile decrittare nel completo significato. È stata prima sviluppata e poi riscontrata con le indagini sul campo tecniche e ha portato ai risultati di questo procedimento. Gli appalti riguardano puntellamenti in centro, tre le zone in questione, puntellamenti fatti nel 2010 ma con gli ultimi pagamenti arrivati a novembre 2011. I giunti pagati dallo Stato erano di più di quelli effettivamente utilizzati. C'è anche il reato in un caso di abuso d'ufficio per i titolari dell'azienda DIPE in merito al secondo appalto per il palazzo della Prefettura. Questo è il servizio sulla inchiesta della ricostruzione dell'Aquila. Noi siamo al messaggero proprio dalle pagine dell'Aquila, seggio via delle Fontari, via Libera del Comune. E poi il rosone di collemaggio ispira le nuove iniziative, il cocomero dipinto e ora in prenotazione la lampada in mota lux e poi ex Otefal, i lavoratori dicono poche assunzioni. E poi c'è la rassegna organistica alle, alla Madonna eh, da pari. Eh, per quanto riguarda invece la ricostruzione, ma eh, un'altra eh, vicenda che non riguarda quella eh, di ieri, della Procura: Palazzo del Benzinaio, lavori in ritardo e in centro storico, allacci delle Utenze Lumaca. Siamo ad Avezzano, rivoluzione in giunta: cambiano le deleghe, entrano a Matilli e la Cerone ridimensionato Angelini, vedete nella foto il sindaco Gianni Di Pangrazio con i due nuovi assessori e a Prato la Peligna eh, una notizia di cronaca, neolaureato morto in un incidente sulla autostrada 1 i funerali si svolgeranno domani o giovedì a Sulmona, shopping con soldi falsi, c'è stato un arresto e tornando da Vezzano, raffica di furti, tre denunce dei carabinieri. Siamo alle pagine di Pescara del messaggero, droga, credito ai minorenni, manette un vigile del fuoco. Abbiamo visto il servizio qualche istante fa e poi le eh, intercettazioni quando ho finito i soldi, ho venduto il mio corpo. Eh, C'è il racconto eh, di questa, collegato proprio a questa inchiesta. E eh, c'è anche eh, da segnalare proprio eh, l'ira dei colleghi del vigile del fuoco arrestato, l'ira dei colleghi su Facebook, eh, in arrivo sarebbe per eh, l'uomo la sospensione. E poi malato e solo, trovato morto in casa dopo una settimana, questo è accaduto a Pescara, e eh, cambiando invece ehm, argomento, mancate riforme e declino fa discutere la tesi di Felice. Un caso, il nuovo saggio del giovane economista che annuncia il ritorno al D'Annunzio Emanuele Felice. E siamo a pagina 41 del Messaggero. Là dove c'era l'erba, che brutta riviera. La siccità divora il verde e i rari fiori ornamentali, colpa del caldo africano, ma anche della mancata cura delle aiuole. Lo spettacolo peggiore sul lungomare nord. Balneatori arrabbiati. E poi Allegro Combrio, Viaggio nelle note all'Aurum, torna infatti Musicarte nel parco. E tornando eh, alla cronaca, in questo caso cronaca eh, politica, investigatori privati contro i vandali dei rifiuti, la svolta di attiva dopo il caso di Via delle Rose. Alessandrini, sindaco di Pescara, eh, che è dunque in primo piano proprio per combattere questi vandali che gettano rifiuti. Siamo ancora. Un'altra pagina di Pescara dell'area metropolitana del messaggero Alessandro, 2000 tra lacrime e canzoni, canzoni scusate, per l'ultimo viaggio, tutta nocciano insieme ai compagni del giovane rapper morto all'alba di sabato scorso nello schianto della sua auto contro un albero. E poi eh, ciclista Foggiano stroncato dal caldo, tragedia sulle strade di eh, Pianella. E poi bacini di espansione anti-allagamenti, abbiamo visto... L'annuncio del presidente della Regione Luciano D'Alfonso per questi 54 milioni di euro che serviranno per la messa in sicurezza del bacino fluviale del fiume Pescara. A Francavilla l'assalto dei ladri bambini, c'è l'allarme ma anche la pronta risposta delle forze dell'ordine e dei carabinieri in questo caso. Siamo a Chieti, la Dannunzio al bivio per Del Vecchio. Oggi in Consiglio di amministrazione approda la questione del rinnovo contrattuale del direttore generale già, già deciso due settimane fa dal Senato accademico e poi confermato a Ferragosto con i Buskers tre giorni di spettacolo sul Colle. E poi ricorderete il rogo nella discarica tari di mezzata per i residenti di Colle Sant'Antonio. E poi eh, la provincia Al Verde, vedete il. Titolo di questo articolo: In vendita pure la caserma di via Arniense, nuovo avviso per 26 immobili, tra cui anche la sede degli uffici in piazza Monsignor Venturi. Proseguiamo, pagina di Lanciano Vasto Ortona, spinge l'auto a secco e viene investito. Rischia di perdere un piede. Dramma d'ortona sulla statale 16. E poi estate musicale Frentane, Mastro Giurato, Casse al Verde, dimenticati dalla Regione, dicono gli organizzatori. E poi a Ortona, punto nascita, caso in consiglio, chieste le dimissioni del sindaco e a Vasto, bambino investito alla villa, attimi di paura in centro. Siamo alla pagina di teramo del messaggero Grillini scatenati, bilancio da vergogna, taglia da silinido, scuola materna, musei e culture, aumenta la spesa per gli impianti sportivi, il sindaco Brucchi e l'assessore Guardiani si difendono, non abbiamo messo le mani nelle tasche dei cittadini, Blitz dei nassi nel ristorante di Sushi, scattano il sequestro e la chiusura e poi l'uomo folgorato sul traliccio, ci sono sette... Indagati. Siamo alla pagina di Giulianova e dell'Interland di Teramo, ospedale primario sotto indagine per concussione. Il cardiologo Vito Ciampini è accusato da un giovane straniero di aver preso soldi per favorire un'operazione chirurgica. Poi, cadavere in mare, turista muore per un malores e A Giulianova, parte oggi da Palazzo Re, il cammino Teramano. Roseto mostra dei vini: 13.000 euro. Presenze, cantine soddisfatte per la 44 edizione del, della mostra appunto di Montepagano a Tortoreto stasera al paese il Palio per Bambini e a Giulianova settimana corta battaglia in consiglio comunale. Siamo alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a leggere insieme invece le pagine del quotidiano La città di Teramo. Partiamo proprio dalla prima pagina: Palti Montoriesi in Manette, gli imprenditori. Polisini arrestati nell'inchiesta sui puntellamenti Postisma all'Aquila e poi vedete la foto di centropagina ufficializzata la sospensione del direttore sportivo del Teramo Marcello di Giuseppe. Allora andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano La Città, pagina 3, si parla di Abruzzo, in questo caso dell'inchiesta. Dell'Aquila appalti, imprenditori montoriesi in manette, 5 arresti all'Aquila per i puntellamenti post-terremoto, 19 finiscono sotto inchiesta. Proseguiamo, pagina 5, eh, chiede soldi per un intervento, medico sotto inchiesta, albanese arrestato per spaccio eh, alla finanza, spiega alla finanza di dover saldare il debito col cardiochirurgo del padre. E poi a Teramo chiuso un ristorante di sushi dai NAS, dai carabinieri del Nas. E Morra si tira fuori dal rimpasto di giunta. L'ex assessore regionale respinge i rumors che lo vedrebbero in poll per un assessorato pesante. E sempre a Teramo un nuovo socio privato per la Teramo ambiente. Il comune prende tempo sulla gara. Pagina 7. Addio al super marciapiede alla Noè Lucidi. Iniziati ieri i lavori per realizzare i parcheggi di fronte alla scuola elementare. Forse saranno a pettine. Andiamo ancora avanti. Pagina 8. Tolta la corrente al traliccio sbagliato. Sette indagati. Il quarantenne Roberto Damiani morì folgorato a Castelnuovo Umano. Svolta nell'inchiesta della. Procura e poi eh, viabilità, strade e nuovi interventi della provincia su asfalti e sicurezza. Andiamo ancora avanti, pagina 9, eh, pagina della Val Vibrata, in questo caso: esposto sui lavori alle scuole civitellesi il consigliere regionale Bracco, teme favori ai parenti di alcuni amministratori. E poi a, 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 a Ripe di Civitella un milione di euro per la frana. Proseguiamo, siamo a pagina 10, la pagina di eh, Giulianova Mosciano. L'ospedale unico, facciamolo a Giulianova. Francesco Mastromauro, sindaco della eh, cittadina Adriatica, si inserisce nel dibattito di questi giorni. Dice: Abbiamo già individuato l'area e parte dei finanziamenti. Restando sempre a Giulianova, tasse più leggere per le giovani coppie e per chi fa compostaggio. Siamo a pagina 11. Eh, Roseto tasse alle stelle per le aziende rosetane, la cittadina Teramana maglia nera in regione per la pressione fiscale e il comune fora il travertino per sistemare il gazebo. Sella all'attacco, una dimostrazione dell'incapacità dell'amministrazione Pavone, dicono gli esponenti di Sinistra Ecologia e Libertà. A, a Pineto la torre di Cerraro muore in acqua mentre fa il bagno, cadavere ritrovato sulla spiaggia e a Silvi eventi flop a causa del vice sindaco c'è questa polemica, pagina della cultura, Spilger in guerra con l'Africa, il film di Lorenzo Berghella selezionato alle giornate degli autori di Venezia nell'opera del giovane Pescarese, un inquietante viaggio nella fanta politica. E numeri da record per la mostra dei vini, si è chiusa domenica scorsa la rassegna enogastronomica di Monte Pagano e poi l'evento Il borgo di birra fa rivivere il centro di eh, Civitella. E siamo alle pagine dello sport del quotidiano La città, in questo caso l'apertura è eh, dovuta ehm, d'obbligo, in questo caso al Teramo, eh, almeno sul quotidiano La Città, perché eh, ieri è arrivata l'ufficialità: il direttore sportivo della società biancorossa, Marcello Di Giuseppe, è stato sospeso. Questione di etica: la società biancorossa ufficializza il momentaneo allontanamento del DS, oggi delle piane Barghigiani e Ceniccola, davanti agli uomini di eh, Palazzi. Intanto Vivarini va avanti, tecnico del Teramo, va avanti con lavoro sul campo. Siamo un cantiere con tante potenzialità, ma per fare il punto della situazione sulla vicenda Teramo andiamo a vedere il servizio realizzato da Andrea Costantini. La Teramo Calcio sospende la posizione del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. La decisione maturata la scorsa settimana dopo la notifica di chiusura delle indagini da parte della Procura Federale e che era trapelata tra sabato sera e domenica è stata ufficializzata nelle prime ore del pomeriggio da uno scarno comunicato. Posizione congelata dunque e non risoluzione del contratto. Marcello Di Giuseppe resta un dirigente stipendiato dal Teramo, anche a seguito del rinnovo contrattuale firmato ai primi di giugno per tre anni, ma non potrà operare per conto della Società sul mercato e non, verosimilmente finché non ci saranno ulteriori sviluppi sull'inchiesta per la presunta Combin di Savona Teramo. Una volta aggiunti i deferimenti, il DS dovrà rispondere di illecito sportivo ed il suo nome appare più volte nell'informativa della mobile di Catanzaro a seguito delle varie intercettazioni dei colloqui telefonici con l'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola. Una mossa pensata in società in vista del procedimento sportivo per smarcarsi da eventuali responsabilità che dovessero emergere a carico del direttore sportivo che resta comunque figura cardine dell'ascesa del teramo di questi quattro anni. Sul comportamento di Di Giuseppe pende la responsabilità oggettiva del club, che sarebbe male minore rispetto a quella diretta che ricade invece sulla testa del presidente Luciano Campitelli. Intanto filtrano dettagli sulle dichiarazioni fatte mettere a verbale nell'audizione dello scorso 9 luglio da Ninni Corda e. Allenatore di Savone Barletta, indagato dalla Procura di Catanzaro per Savona Teramo, Corda ha dichiarato agli uomini della Procura federale di aver incontrato Di Giuseppe e Di Nicola a cena a Bisceglie il 29 aprile e dai due dirigenti ha appreso che il Teramo sarebbe stato disposto a mettere sul piatto 70.000 euro per combinare la partita e una parte di tale cifra l'avrebbe potuta gestire lui per ripartirla con i giocatori che il tecnico avrebbe contattato. Ma Corda ha rifiutato di prestarsi ad alterare la partita. Tra fine maggio e inizio giugno, Corda ha poi incontrato alla spezia l'ex consulente savonese Barghigiani e quest'ultimo, tra le altre cose, ha riferito a che la combina era andata a buon fine e che una parte dei soldi era finita nelle tasche del presidente dei Liguri, Delle Piane. Un passaggio questo funzionale alla contestazione della responsabilità diretta per l'ex patron del Savona. Giova peraltro ricordare come i rapporti tra Corda e Delle Piane siano tesi. L'ex tecnico diceva di vantare crediti dal patron Savonese. Delle piane a sua volta, con un esposto alla Procura federale, fece scattare l'inchiesta a carico di Corda per illecito sportivo in riferimento alla partita Savona-Spal dello scorso 6 settembre. Corda è stato condannato in primo grado a tre anni, qualifica ridotta in secondo grado ad un solo anno, lo scorso 16 luglio, proprio una settimana dopo la suddetta audizione. In quella sede, l'allenatore Sardo ha peraltro affermato di non aver mai incontrato e visto né di conoscere il patron Teramano campionato. Pitelli. Un altro piccolo assist involontario al Teramo lo ha fornito l'ex consulente Enrico Cenicola nell'audizione del 15 luglio. Cenicola ha dichiarato che il 2 maggio, prima della partita, era con l'altro ex consulente Barghigiani, fermatisi ad un bar nei pressi dello svincolo autostradale di Albissola. Cenicola ha riferito che da un SUV è sceso il DS di Giuseppe. Su quel SUV c'erano altre persone che non sono scese e non hanno avuto contatti con Barghigiani. Dopo la gara, l'incontro Barghigiani-Di Giuseppe è stato replicato nel medesimo posto. In questo caso Cenicola rimane. Rimasto a 20 metri di distanza, non ricorda il modello di auto da dove è sceso il DS Teramano né se vi fossero altre persone. Sempre il 15 luglio, in audizione, il difensore Fabio Eguelfi ha dichiarato che nella sua militanza di 5 mesi a Savona ha visto qualche volta in tribuna Barghigiani, ma mai negli spogliatoi o durante gli allenamenti. E comunque era odiato dai compagni, specie i senatori. Il nome di Barghigiani era sempre accompagnato da un epiteto denigratorio. E Questo dunque il servizio di Andrea Costantini che ha un po' fatto il punto della situazione, ha ricapitolato quello che è accaduto nelle ultime ore e quello che potrebbe accadere, quello che succederà invece nelle prossime ore. Noi parliamo ancora di sport eh, parliamo, vediamo le pagine del centro siamo in, quasi in conclusione Ieri, quella di ieri è stata una giornata importante per il calcio di Serie A perché è stato diramato, ufficializzato il calendario del prossimo campionato andiamo a vedere le gare della prima giornata, si partirà il 23 agosto Queste, le gare in programma Empoli-Chievo, Fiorentina-Milan il big match della giornata inaugurale Frosinone-Torino, Verona-Roma Inter-Atalanta, Juventus-Udinese, Lazio-Bottom Palermo Genova Sandoria Carpi, Sassuolo, Napoli. Siamo alla pagina che riguarda il calcio di Serie Bill Pescara, caro prezzi, biglietti, gli Annascoli non ci sta e medita di defilarsi. Il costo dei tagliandi per le amichevoli e l'ira dei tifosi inaspriscono i rapporti tra l'amministratore delegato ed il presidente Sebastiani. E poi il mercato in basso. Vedete, in gaggio alto, si complica la corsa a Calaio, niente buona uscita dal Catania. Il bomber piace tra l'altro a Spezia e Dentella, oltre a Crescenzi, che tra l'altro è un ex Biancazzurro, interessa a Assan. E poi la gente, Memushai partirà in caso di offerta dalla Serie A, parliamo del capitano del Pescara, all'albanese Memushai. Giovedì test contro la Maceratese, venerdì sera presentate le maglie. Andiamo avanti di Giuseppe sospeso dopo le accuse di corda Campitelli al DS. Spero riesca a dimostrare la sua estranità ai fatti. Abbiamo visto il servizio di Andrea Costantini e poi il basket. La Proger e Roseto partono in casa a derby il 15 novembre perché quella di ieri è stata anche la giornata dei calendari della eh, serie 2 di basket. Vediamo dunque le gare della prima giornata: Roseto-Treviso, Ravenna-Ferrara, Fortitudo-Mantovana, Legnano-Brescia, Matera-Treviglio, Recanati-Imola, Chieti-Iesi e Trieste-Verona. Siamo alle pagine dello sport del Messaggero prima di chiudere. La prima pagina: pescara Calaiosi allontana problemi per l'ingaggio e poi giovedì amichevole con la Maceratese, pronte le nuove maglie, la terza è rossa per il Teramo di Giuseppe Tace in settimana i deferimenti e poi il Lanciano di Francesco, figlio d'arte, a Lanciano per sfondare poi calcio di Serie D, Chieti è arrivato in prova, l'Italo venezuelano di Julio Serie A2, primo derby a novembre abbiamo visto le gare della prima giornata della Lega Silver, andata per quanto riguarda il derby, il 15 a Roseto ritorno a Chieti, il 21 febbraio per entrambe debutto in casa e poi anche i calendari di Serie B, quanti match abruzzesi nel girone D. Siamo giunti al termine di questo appuntamento del 28 di luglio con Mattino 6, vi ricordo la prima edizione invece, come sempre, del nostro telegiornale alle ore 14. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.